stiamo partendo in mezzo alla natura. Stiamo entrando nella campagna. I primi 2 chilometri sono stati già fatti. Chilometri e 7. Ritorniamo sulla via asfaltata. Terra rossa. In mezzo alla sterpaglia. Stiamo per passare il ponte sulle canne. Qui a destra e poi a sinistra. Poi tra le varie cose che abbiamo fatto, oggi abbiamo mondato qua questi alberi. Mo più tardi poi bruciamo tutto, va bene? Puliamo tutto. E mo continuiamo, siamo sui 5 chilometri. Chilometri, come ti senti? Non lo dice, si sente bene? Sì, sì. Sta bene. Tu come ti senti? Bene, bene. Bene, bene. Ehi, come vi sentite? Bene. Che grinta. Ce la faremo. Nei pressi della ora. Ci siamo fatti il bagno oggi. Ah, era bella l'acqua. Bella chiara. Ehi, chiudi il cancello. Aiutatela, aiutatela, qua dobbiamo scavalcare. Dai, 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 che ce la fate. Che bello. Nella ora non si può andare da questa parte. Abbiamo attraversato la 275. Adesso a 10 km facciamo la pausa. Qua. Pausa pranzo. Si riparte. La strada è lunga e il cammino è faticoso. Ecco, siamo sul binario. Il binario che non è morto, della famosa Littorina. Lo stiamo attraversando nei pressi di Spongano Castiglione. Andiamo, andiamo, attraversiamo la strada Castiglione, anzi no, Andrano-Spongano e ci dirigiamo verso Viso, alla piantagione di noci. Siamo entrati a Viso.
Lasciamo gli amici di Riso che avete appena visto in foto e ci dirigiamo verso Marittima. Salutiamo ancora i nostri amici. Ciao amici, un saluto pure a loro. E in questo momento stiamo entrando a Marittima. Pausa gelato per riprendere le forze e andare avanti. Si iniziano a intravedere i primi segnali. Località qua viva da questa parte. Quindi ci siamo quasi. Siamo a 18 chilometri. Qua dobbiamo stare attenti al cane feroce. Calma. Lo dobbiamo mantenere calmo. Alle nostre spalle stiamo lasciando adesso Marittima. Diciamo che ci stiamo specchiando lì. Se si vede, prendiamo il percorso Bosco Parco Acquaviva. No, siamo già partiti. Eccoci in posa. Stiamo passando la litoranea Andrano Marina Marittima a Castro e siamo quasi giunti all'insenatura Acquaviva. Torre Paduli Acquaviva compiuto! Abbiamo raggiunto la meta, adesso tocchiamo pure acqua. Ecco l'insenatura Acquaviva. Ma dai, raga, mentre tu dici no, io sono stato vicino. E adesso ci prendiamo un dato riposo. Ehi Marta, tuffati! L'acqua viva! Alle spalle Castro. E in questa immensità si annega il pensier mio. A presto. A te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è temento vale. Si laudato mio Signore con le tue creature, specie
specialmente frate sole la sua luce, tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di te altissimo Signore porta il segno, si laudato mio Signore, per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate, chiare e belle.